reciclo. Y lo que no sirve, yo no lo reciclo. Así que de mi vida marché. Que si te lo metí para recordar un café. Yeah. Ya yo me cansé de tu mentira. Ahora hay una más dura que me tira. Todo tiene su final, todo expira. Sì, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi faccio un vlog, come avete letto sul titolo. Il vlog appunto del di Halloween, che vi porto con me, che andiamo al centro commerciale per festeggiare Halloween, e noi andiamo in tutti i negozi a fare dolcetto e scherzetto, ed è molto grande il centro commerciale che andiamo quest'anno. Gli altri anni andavamo al Vulcano Buono e è capitato di andare alla Cartiera, ma pochissime volte, e questa lo faccio da quando sono piccolina, e adesso anche le mie cuginette da quando sono piccole anche loro, adesso hanno 6 anni 3, e la più piccolina è l'Aria, ne ha le avete viste però l'Aria è la più piccolina, e anche lei da quando era molto piccolina sta facendo questa cosa con noi. Adesso io le appoggio qui nel cavalletto, così vi faccio vedere meglio le cavolate, diciamo, che faccio col mio hoverboard, che appunto ho il seggiolino, quindi faccio non tante di più di cavolate. Aspettate, non sto prendendo il contrario, scusatemi, aspettate. Ok, l'ho abbassato un po', però devo alzarlo un po' qua. Ok, okay, molto bene. Yeah. E quindi niente, appunto vloggerò e vi porterò con me. Oggi appunto vlog, e questo video lo vedrete domenica, però lo vedrete dopo Halloween. Però comunque buon Halloween, come l'avete passato? Spero molto bene, io sicuramente lo passerò via via. E quest'anno appunto, vi stavo dicendo, il centro commerciale, quest'anno andremo ad un negozio che si trova a Salerno, se non mi sbaglio. Sì, vado a chiedere un attimo. Comunque raga, vi stavo dicendo, sono andata a chiedere e si trova a Salerno, si chiamano Le Cotoniere. Questo appunto centro commerciale grande, fa parte di tre piani, è molto molto bello, ci sono molti negozi. L'altra volta, sabato, ci sono andata e ho fatto un piccolo shopping, ho comprato solo una cosuccia, che però non vi faccio vedere perché poi oggi che vado spero di comprare altre robe, così vi faccio vedere meglio tutto, anche se l'ho preso sabato, quando comprerò le cose vi faccio il video haul e ve lo metto. E niente, oggi comprerò non molte cose, però spero di comprarne, così faccio il video a voi. E niente, vi porto con me questo Halloween. E niente, dove faccio vedere l'outfit che indosserò, il trucco, perché l'outfit che indosserò, cioè il pantalone, è questo. Cambio le scarpe, la maglia, credo anche la maglia di sopra, il trucco e i capelli, niente, li lascio così lisci, forse li piastro un pochino perché sono un po' mossi, perché i miei capelli sono mossi, e quando li asciugo normalmente con la spazzola e il fono, così mi si asciugano normale come del mio, diciamo, ondulatura normale. Ora si stanno facendo più ondulate di quanto erano, perché erano poco ondulate, dato che con la spazzola e il fono mia madre fa così. E niente, però adesso si stanno ondulando e proprio oggi li vado a piastrare, mi dispiace un po' perché adoro i capelli mossi. E quindi niente raga, vi porterò con me e nada, un bacio, noi ci vediamo dopo. Vi faccio vedere il make up e i vestiti, verso le 5 si parte, noi partiamo, poi partono i nostri zii. Guardate, no, mi si è sporcato il telefono, devo andarlo a pulire adesso, comunque noi ci vediamo dopo. Ok ragazzi, questo è il trucco che ho fatto, è solo agli occhi alla fine, perché era come nata un casino, come vedete, tutto sulle mani. E niente, questo è il mio outfit, ho questa maglia corta, a maniche corte, con la scritta Arena, poi questo pantalone della Dance, così, poi le Jocelyn, mia, Jocelyn come volete chiamarle, altre. Questo è appunto il trucco e mi è piaciuto molto come ho fatto gli occhi, sono un po' sbavati però perché ecco, e mi piace perché ho fatto tra un fucsia e un e nero,
Quindi niente, ero giù, però se mi stanno sentendo la canzone su YouTube, quindi se la metto nel video mi danno il copyright YouTube, mannaggia YouTube il copyright. Comunque sarebbe bello farvi ascoltare la musica dalla radio, sì, però da YouTube non si può far sentire pur molto bene. E niente, io adesso vi appoggio qui e vi faccio vedere un po' tutto. Vorrei far accendere questa luce in questo momento. Di giorno non si accende, quindi la luce in blu. Vabbè, niente. Comunque raga, niente. Noi ci vediamo dopo che vado appunto al centro commerciale. Sto cercando di parlare ad alta voce perché si sente di là giù la canzone. Quindi aiuta YouTube. Forse non mi mette il copyright se si sente quel proprio pizzico di voce. Quindi sì, se vado forse di qua non si sente più. Però se io parlo non si sente però molto bene. Comunque, noi ci vediamo dopo che appunto vado al. Non riesco. Ok. Vado, non so nemmeno io. Vado al centro commerciale. Prima accompagniamo l'amica di mia sorella a casa sua e poi. Ok, e poi dopo andiamo. Ho il fiatore. Poi dopo andiamo appunto al centro commerciale. Vabbè, sono le 4:53, quindi sono le 5. E alle 5 appunto in punto. 5 in punto partono i miei zii di Eboli che arrivano a Salerno, poi partiamo noi, parto i miei zii a San Marzano, che dovevo, se non mi voglio, andare a prendere anche mia zia, che a lei è già teso vestire da vampiro perché seguiamo i miei controlli e quindi hanno preso spunto dal conte Dracula, vestiti da vampi dirette, e quindi si vestono da vampiro. Poi vi faccio vedere un po' tutte si vestono da vampiro, veramente proprio tutte quante, però vabbè. Niente raga, noi ci vediamo dopo. Un bacio a tutti e ci vediamo dopo. Ragazzi, stiamo per andarcene. Come mi sono scordata prima di dirvelo, che io i capelli non li ho piastrati, li ho rimasti così, semplicemente li ho solo pettinati. Quel trucco è questo qua. Niente che, però vabbè. Andiamo. Ci siamo nel parcheggio a aspettare le altre persone che devono arrivare. Mio padre è lì. Papi, vuoi chiuderla la macchina? Niente, nel tempo del viaggio ci abbiamo messo tantissimo, ecco perché mo siamo arrivati adesso. Io e mia zia abbiamo visto il film in macchina. Tu no, perché non lo potevi vedere. E tu chi ha pianto? Tu hai pianto perché piangi sempre. Comunque ragazzi, siamo arrivati ed è bellissimo, adesso faccio un giro. Eccoci ragazzi, siamo entrati, siamo scesi da lì, stavamo là, adesso siamo scesi, adesso aiuto, fuoco, metto a fuoco. Ok, comunque queste le cugine, fatemi vedere, no, ma tutte e due all'impiedi, che belle tutte e due vestite da bambine. Adesso entriamo. Perché fa 3 anni l'ora. Mamma, vieni qui, non c'è scritto. E qui ci sono i negozi. Appena entri c'è H&M. Poi c'è Clayton, come si legge. Vabbè, noi ci vediamo più tardi. Ok, abbiamo fatto un po' di scherzi. Un po' di... Poi c'è lo scherzetto. Loro si sono divertiti. Siamo tutti quanti. Siamo scendendo per andare al secondo piano, ma al terzo risolviamo il secondo e poi al primo e poi torniamo a casa. Ragazzi, adesso stiamo tornando a casa, saluta. Siamo arrivati anche all'ultimo piano, adesso stiamo andando in realtà non a casa, ma alla pizza. La borsa sta là. C'è la mamma. Questo è il trucco rimasto. Caro, ok, devo andare un secondo. E non devi urlare. Vabbè, comunque raga, adesso andiamo un attimo in bagno. Poi dopo andiamo, come si chiama? Alla pizzeria di Valentino, che è un compagno di papà. Mio padre e di sua mamma. E suo fratello. Sta qua, vieni amore. Gira.
Quindi niente, noi ci vediamo dopo. Ti prometto che anche se non tornerai, io ti aspetto lo stesso. Ok ragazzi, adesso siamo alla pizzeria, stiamo giocando a barista. Salutate. Ilaria, saluta. La scorregge. E quindi niente, adesso mangiamo la pizza. Per il momento stiamo giocando, poi mangiamo la pizza, poi torniamo a giocare, poi ci andiamo a casa a riposare. Ok. Che stai facendo? Comunque noi ci vediamo dopo. Ok ragazzi, ieri non ho terminato il vlog, quindi lo termino adesso. E niente, spero che il vlog vi sia piaciuto. Sì, porto gli occhiali se ve lo stai chiedendo, però non fa niente. Comunque, spero che il vlog vi sia piaciuto. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo vlog. Scusate un secondo, la spiegazione è molto semplice perché ieri non ho... Cioè non è che non ho avuto tempo, non sono tornata a casa e sono crollata subito perché faceva niente. Avevo tanto sonno, dato che avevo passato una giornata incredibilmente stancante. Per farvi capire, questo è tutto. Comunque ragazzi, spero che vi sia piaciuto. Di nuovo lasciate like, iscrivetevi al canale e soprattutto seguitemi sui miei social, link in descrizione, e un bacio.